canale. Oggi vi voglio parlare di due tonici che sto utilizzando e sto parlando del tonico vitaminico di Bema Cosmetics e il tonico alla vitamina C di Mossa. E ora vi mostro i rispettivi. Allora, mi sono appuntata qualche cosina su questi tonici perché ovviamente io con la testa svampita non riesco mai a ricordarmi nulla. Allora, il tonico, partiamo da questo di Bema. Questo è un prodotto certificato ICEA testato al nickel. Qua c'è scritto, ma ovviamente non riuscirete mai a vedere niente. Comunque fidatevi, è un prodotto, è una linea, cioè una linea, una casa cosmetica che produce prodotti biologici. Questo è il pack esterno. Questo tonico ve l'ho già mostrato nella mia skincare routine serale. È un prodotto che mi piace tantissimo. Allora, partiamo dalle basi. Che cosa contiene? Contiene il ginseng, che è un riequilibrante, l'achillea, che è astringente e rassodante, la malva, che è lenitiva e antinfiammatoria, l'edera, che è purificante, e poi contiene ingredienti, emollienti e nutrienti come il balsamo di capoiba e una resina estratta dal legno di una pianta curativa in Amazzonia, ecco qua. E poi contiene anche l'olio di noce di Brasile, che è un antibatterico, antinfiammatorio e antisettico. Non mi sorprende che questo tonico mi piaccia perché è cascato giusto al fagiolo quando l'ho aperto. Lo so che vi ho fatto una cappa così, sì, ho avuto l'allergia eccetera eccetera, però per chi magari inciampa per caso in questo video almeno sa come mai l'ho utilizzato. Allora, io a causa dell'allergia primaverile che mi ha portato a una secchezza della pelle estrema, tant'è che è diventata quasi desquamata, arrossata, infiammata, quindi non potevo utilizzare nulla se non alcuni prodotti proprio basici, il meno aggressivo possibile, e quindi dovevo veramente andarci con piedi di piombo. Questo tonico devo dirvi che mi è piaciuto tantissimo perché è un tonico favoloso. Allora, questo è il pack esterno, ha la sua apertura e il suo foro d'uscita. La profumazione è dolciastra barra fiorita, nulla di fastidioso né all'olfatto né al livello dermatologico. Questo tonico lo utilizzavo in specifico di sera perché è un tonico che ritengo emolliente, addolcente, riequilibrante, coccoloso, perché veramente mi dava un sollievo. La sensazione quando lo applicavo sul viso è subito di freschezza, ma non di freschezze tipo chilli, non è l'effetto freddo, però è abbastanza rinfrescante. Si sente subito che va a ripristinare ovviamente il pH della pelle, non la sento che tira, non la sento che è aggredita, la sento in uno stato di comfort. È un tonico che sicuramente va a lenire la pelle grazie alla malva, ma va anche a dare una leggera idratazione più che nutrimento, anche se contiene all'interno l'olio. Io non vedo questo effetto nutriente, però ho notato molto l'effetto idratante, l'effetto lenitivo. L'effetto compattante e rassodante sinceramente non l'ho visto, probabilmente perché di rassodare non ho ancora bisogno di nulla, e la sensazione di pelle compatta sinceramente non l'ho notata, però non è che era la mia priorità. La mia priorità era aprire un tonico che mi desse sollievo alla mia pelle, che comunque è reattiva, comunque sensibile, e come sempre vengo baciata dal sole. Eccolo qua, adesso non vedo più niente. Veramente fantastico, è un tonico che bisogna utilizzare pochissima quantità per avere la massima resa, perché utilizzandolo in tantissime quantità crea l'effetto appiccicume, fa la schiumetta e non notate nessun effetto se non un fastidio enorme sulla pelle. Io ne utilizzo veramente una goccina, tant'è che lo utilizzo da 2 mesi e sono qua, quindi per un altro mesetto forse andrò avanti. Su un batuffolino di cotone applico sul viso e poi ripasso sempre con lo stesso batuffolino senza aggiungerne del prodotto. Mi lascia la pelle veramente fantastica, veramente sfiammata, veramente lenita, veramente in uno stato di comfort che mi piace tantissimo.
mi dà quel primo step di idratazione che male non fa, però non va ad intaccare i trattamenti successivi che vado ad utilizzare, quindi non è pesante sulla pelle, tant'è che dice vabbè, ho applicato il tonico, non devo applicare nient'altro. No, questo è idratante, ma come lo definisco io sta nel suo, nel senso che dà la giusta idratazione, però non va, ecco, a dare fastidio agli altri trattamenti. È un tonico che sicuramente andrò a riacquistare perché mi piace veramente tanto, che potrei consigliare soprattutto alle pelli che hanno le stesse mie esigenze e lo stesso mio tipo di pelli, quindi normale, secca, reattiva, sensibile, ma potrebbe utilizzarla anche una pelle grassa estremamente sensibile, perché non è detto che sempre per le pelli grasse bisogna utilizzare prodotti sgrassanti e super purificanti. Bisogna alternare, perché la pelle ha bisogno di tutto, non solo di purificare o non solo di idratare, non solo di nutrire. Bisogna far girare un po' i prodotti per capirla di che cosa ha bisogno e poi per non infastidirla, perché una volta che la pelle si infastidisce, ciao, vi fa vedere tanti di quei numeri che non lo so. Comunque per me è super promosso e mi piace da morire. Sicuramente un prodotto che terrò a mente. Un altro prodotto è invece questo tonico antiossidante illuminante della Mossa, con la vitamina C all'interno, per tutti i tipi di pelle, certificato EcoCert, 200 ml di prodotto, scade a ottobre nel 2019, quindi tutti i prodotti tra l'altro della Mossa hanno una scadenza proprio scritta dietro, indipendentemente quando aprite il prodotto. Questo sono agli sgoccioli, sono circa qua, non lo utilizzo spessissimo per un motivo solo. Come avete potuto vedere dall'inci, contiene l'alcol al 1, 2, 3, 4, 5, al sesto posto, quindi vabbè, non è al secondo posto nei soliti tonici di Mossa, ma comunque c'è. Io faccio una premessa, io non ho nessun problema con i prodotti che contengono alcol, perché mi rendo conto che l'alcol funge anche da un antibatterico all'interno di un prodotto cosmetico, cosa che non fa male soprattutto nei prodotti cosmetici naturali. L'unica cosa che io ovviamente non riesco a sopportare è quando è al secondo posto, cioè sembra veramente di lavarsi con la vodka o applicare della vodka. Comunque, torniamo a questo tonico. Questo tonico ha la bellezza di prezzo di 13,50 €. Io l'avevo acquistato su Nuvole Blue Shop da Elisa, e invece l'altro l'avevo acquistato da Tigotan in offerta. Questo contiene, ha delle spiccate proprietà antiossidanti ed illuminanti, elimina l'azione dei radicali liberi sulla pelle, illumina e rende il viso più tonico e compatto. Idratante, lenitivo, antiossidante, illuminante, azione preventiva antirughe, effetto rimpolpante con acido ialuronico. Quindi, leggendo queste cose, uno già si aspetta qualcosa di più di un semplice tonico che di base va a riequilibrare il pH della pelle. Questo tonico ha una profumazione dolciastra. Devo dirvi che a livello olfattivo non si sente l'alcol, almeno la nota finale dell'alcol sì, ma non è così fastidiosa. Ha il suo foro d'uscita, quindi potete benissimo prelevare del prodotto senza andarlo a sprecare. L'unica cosa è che io sulla pelle, prima di avere lo sfogo allergico, comunque lo avevo utilizzato un bel po', non ho notato tutte queste grandi differenze, nel senso che sì, ho notato che mi andava leggermente a riequilibrare la pelle, ma le zone secche comunque si irritavano di più, perché all'interno c'è l'alcol me li andava a irritare, alcune zone secche dove avevo delle piccole dermatiti mi andava un po' a dar fastidio. L'effetto rimpolpante no, assolutamente no, e l'effetto levigante neanche. L'unica cosa è che si dà leggermente un po' di luminosità, ma questa luminosità la vedete nel tempo, cioè io la vedo, o comunque ho cominciato a notarlo quando arrivavo quasi alla fine. Quindi non è un tonico che mi ha rapito il cuore, non è un tonico che ho detto wow, semplicemente non mi ha fatto nulla di che. Per avere un effetto illuminante a me basta anche andare a prendere del Cebion, che è la vitamina C pura, insieme all'acqua termale, farmi il tonico e ho l'effetto migliore
di questo che ha la bellezza di quasi 14 euro, per dirci la verità. Quando ho cominciato ad avere il mio sfogo allergico, aiuto, cioè aiuto, non ho potuto assolutamente metterlo sul viso perché mi andava ad arrossare la pelle in una maniera stratosferica, mi andava a pizzicare la pelle e soprattutto la componente alcolica su una pelle già provata è andata a irritarla ancora di più e a seccarla terribilmente, quindi ho dovuto proprio sospendere questo prodotto. Lo utilizzavo ogni mattina solitamente, ma poi questo prodotto l'ho accantonato e continuato ad utilizzare delle broom o comunque dei booster idratanti, perché questo non lo potevo proprio mettere, quindi anche l'effetto idratante su di me è diventato un effetto rebound, perché questo dovrebbe essere leggermente idratante grazie all'acido ialuronico, su di me seccava la pelle. Questo è uno di quei tonici che credo che costino troppo e non hanno, cioè non ne vale la pena, ecco. Trovo che ci sono dei tonici migliori allo stesso prezzo, a un prezzo inferiore o anche un prezzo leggermente più alto, ma sicuramente questo tonico non vale tanto quanto è decantato. Non è un tonico che dico ha fatto schifo, no, è un tonico normale, quasi un tonico carente, però ecco, non andrò sicuramente a ricomprarlo e non lo consiglio assolutamente alle pelli sensibili e alle pelli che non tollerano l'alcol sulla pelle. Comunque questa cosa dell'alcol nei tonici bisogna toglierla. Io mi rendo conto che tra le mie scorte ho altri due tonici della Mossa che al secondo posto hanno l'alcol e mi viene da piangere, però ecco, no, per me questo tonico non è un granché. E niente ragazze, io vi ho mostrato i miei due tonici, fatemi sapere se li avete provati e cosa ne pensate, perché io ci tengo tantissimo alla vostra opinione, perché trovo tantissimo riscontro, seguo spesso i vostri consigli quando me li date, insomma fatemi sapere che cosa ne pensate di questi due tonici, di questi due marchi, se avete qualche prodotto da consigliarmi ovviamente. Io vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao.